Bisogna partire da San Benedetto Belbo per comprendere la forza evocativa dei luoghi che richiamano l'opera di Beppe Fenoglio. Nella sua essenzialità, il percorso fenogliano di San Benedetto Belbo propone tre stazioni molto interessanti che è possibile visitare accompagnando la descrizione dell'area di sosta con la lettura di racconti di Fenoglio. Superino al Gorgo, La pioggia e la sposa a Cadilù, Un giorno di fuoco. Nello spazio degli ipocastani a fianco della censa, un tempo gestita da Placido Canonica. Da San Benedetto si sale alla Pedaggera e si procede in direzione di Murazzano. Nel centro storico è possibile visitare la chiesa parrocchiale, il santuario che conserva la statua della Madonna di Hall, la torre al centro del Belvedere. Da Murazzano, seguendo il viaggio compiuto da Agostino, personaggio centrale del racconto La Malora, si raggiunge il Pavaglione, nell'omonima borgata della frazione San Bovo, sul territorio di Castino. Al Pavaglione è possibile visitare le mostre fotografiche allestite all'interno della struttura polivalente, che accoglie gruppi, scolaresche, famiglie e turisti in genere, offrendo loro la possibilità di consultare pubblicazioni, assistere ad incontri e conferenze, fotografare il paesaggio che digrada verso la collina di Sant'Elena.